Buonasera Davide. Buonasera. Una bella doppietta per toccare la doppia cifra in stagione tra campionato e coppa. Sì, sicuramente questo qua è un ottimo obiettivo, sono molto felice di questo, emozionato. È il primo anno che raggiungo questo obiettivo, quindi sono molto, molto soddisfatto, ma è più importante la prestazione di squadra. Ed è arrivata una bella vittoria, ci voleva questa vittoria dopo quello scivolone inatteso anche di fermo. Sì, ci voleva, ci siamo tirati sulle maniche, abbiamo dato una buona prova di forza e abbiamo portato la partita a casa. Dovessi sceglierne uno dei due gol, quale vorresti rifare? Perché sono tutti e due oggettivamente molto belli, no? Il primo è quello che ti. Il primo perché rispecchia più nelle mie caratteristiche, il secondo è stato più alla morra, diciamo, quindi il primo è più nelle mie caratteristiche, quindi ho preferito più il primo. Al di là, no, della soddisfazione personale, dovevate reagire, no? A una brutta partita, quella di Fermo. Possiamo dire di aver messo la parola fine sul discorso salvezza e adesso ci sono quattro tappe nelle quali potete togliervi anche un'altra soddisfazione, no? Sì, esatto, come ha detto lei, ci sono quattro partite e queste quattro partite dovranno essere quattro finali per arrivare all'obiettivo playoff, visto che l'obiettivo salvezza è stato raggiunto. E quindi per chiudere al meglio questa stagione dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Ti faccio una domanda battuta. Gol brutti li sai fare? Ma l'importante è che la palla entri e che la squadra vinca. Oh, prima di chiudere la stagione. Beh, fa sempre comodo. Tra l'altro due gol, diciamo, simili, no? Con assist di Lamesta e colpo di Sì, testa vincente. sì, sì. Sì. Beh, il secondo forse è più bello, mi sembra, il terzo tempo staccato. Sono contento. Se posso, volevo dedicarli uno alla mia compagna, al mio figliolo, e uno va, visto che vincendo abbiamo raggiunto il primo obiettivo, primo step, e ora abbiamo la possibilità di ambire a qualcosa di più, però vanno ringraziati anche chi in genere si vede di meno, e parlo di Aereo, di Vincenzo, di Andrea, massaggiatore Christian, e i dottori che fanno un lavoro che diciamo sono invisibili, ma grazie a loro che ci rimettono sempre in piedi per ogni partita, anche loro portano punti e portano mattoncini in più per costruire quello che ambiamo di fare, insomma, il nostro obiettivo. La corsa verso la panchina era verso qualcuno di loro o verso qualche No, tutti compagno? ragazzi, tutti Verso ragazzi. tutta la Sì, panchina. tutti ragazzi, tutti ragazzi. Matteo, intanto, insomma, è stata una gioia per tutti. Ho visto, insomma, tutti esultare veramente come in una finale di Champions per i No, dei gol. allora, il primo, intanto perché un po' mi è rimasto qua, quello di Catania, Eh al sì, un po' sì. 90°. Quindi lì me l'hanno strozzato in gola, qui almeno, diciamo, è meno importante, però per me è importante lo stesso. E sono verso i compagni, è dovuto perché ci vogliamo bene, lo spogliatoio è solido, il gruppo è bello e quindi siamo contenti ogni volta di venire qua, ci vediamo tutti i giorni, quindi è anche loro perché mi hanno sempre dato fiducia, come io l'ho data a loro. Devo dire che si vede, insomma, è una situazione che si respira Sì. anche fuori. Ti volevo chiedere se ti aspettavi qualcosa di più dall'Olbia, visto che avete appena incontrato la Fermana, è andata come è andata. L'Olbia, bene o male, era nella stessa situazione. Sì, ma il fatto. Allora, io ho fatto campionati anche come loro e non è facile. Quando arrivi lì, dopo, a fine campionato, che hai perso, hai perso, hai perso, hai perso. Come succede un fatto negativo dove prendi gol, c'è rigore, vai sotto, è difficile poi fare partita. O va tutto bene, inizi bene, perché la Fermana comunque ha fatto la sua partita. E in quel campo che non è questo, dove il pallone non va come qua, è riuscita a fare partita. L'Olbia qua si è sgretolata, diciamo, quello che ho sentivo, percepito in campo, sì. Due cose. La prima è, se
Se poi, se siamo già a un punto dal punto di vista personale, di poter trarre un bilancio dopo una stagione complicata come l'anno scorso, che è vissuta una dimensione diversa, una squadra che ha obiettivi un po' diversi, se il tuo bilancio personale è positivo o ancora non vuoi fare un bilancio stagionale, la seconda è proprio, è solo una battuta, se ce l'hai in particolar modo con Gaburro, perché anche l'anno scorso Ah, gli ho lo hai rifatto. punito. Ci ho pensato a fine partita, gli ho fatto anche l'anno scorso, è vero. No, no, non ce l'ho col mister assolutamente. Magari mi capitassero così Sto per tutte informarti dove alleno il prossimo anno. e la prima domanda, bilanci si fanno alla fine. Si fanno alla fine. C'è ancora un obiettivo in corsa, cerchiamo di raggiungere quello, se ce la facciamo, e dopo ci si mette a sedere con chi di dovere e si fa i bilanci di tutto. Matteo, indubbiamente però hai ringraziato giustamente chi si vede meno. Non so se personalmente però la vivi come, anche un po' come premio personale, perché un po' come diceva Cesare, lui ti chiedeva un po' il bilancio, però è indubbio che la tua crescita ci sia stata e non è facile nemmeno però magari fare una partita titolare, puoi stare in panchina, puoi entrare qualche minuto, quindi anche da quel punto di vista lì non so se... Lo senti al di là della doppietta in No, generale, non so no, se vivi un po' come lo vivi anche da io la tua come l'ho stagione, vissuta, come vivi questa stagione, a me questa, la perché ti do. stai facendo trovare pronto rispetto a un inizio difficile, sicuramente un altro Gorelli. L'inizio è stato difficile per tutti, poi c'è chi ha pagato di più e io, siccome ero uno dei più vecchi, mi sono messo anche davanti ai ragazzi, perché se c'è da prendersi una responsabilità la prendo io, non la do a un ragazzino. Sul fatto di farsi trovare pronto è per questo che mi vogliono bene anche i compagni, perché in allenamento non stacco mai. L'impegno e il lavoro ripaga sempre. Questo è quello che posso lasciare ai giovani, che si devono ricordare di quello che magari è un po' più in là con l'età, ma non molla mai. È questo che si devono ricordare, perché poi il lavoro paga.